Ciao a tutti ragazzi e ben ritrovati sul canale. Io sono Riccardo e come sapete qui parliamo di tecnologia spiegata in modo semplice e comprensibile per tutti. Nel video di oggi, come avrete già intuito dal titolo, andremo a recensire insieme uno smartphone Nokia. Non provavo un telefono di Nokia veramente da tantissimo tempo, penso da quando l'azienda abbia prodotto i primi dispositivi con schermo touch. Ero molto curioso di testare e recensire in modo approfondito questo smartphone e in questo video andremo a vedere se mi è piaciuto oppure no. Senza perderci chiacchiere, dunque iniziamo subito con la recensione. Prima di procedere, doverosa premessa: il telefono me l'ha inviato l'azienda per una prova. Dopo il test, il telefono verrà ritirato dall'azienda, quindi a me non resta nulla. Come sempre, io però vi dico sempre quello che penso: se un dispositivo mi piace, ve lo dico; se non mi piace, ve lo dico allo stesso modo: non vi devo vendere niente. Detto questo, lasciate il solito like di incoraggiamento e supporto e iniziamo con il test. Come di consueto, iniziamo dall'unboxing. In confezione troviamo lo smartphone, un cavo USB-C, USB-C e tanti manuali di istruzioni dei quali si poteva fare a meno. Da segnalare che la confezione è realizzata interamente in cartone riciclato e quindi ecologico. Passiamo quindi al design e ai materiali. I materiali sono di buona qualità, i bordi sono in alluminio satinato riciclato e la cover posteriore è in plastica riciclata al 65%, sempre in ottica ecologica. Una plastica comunque di altissima qualità che sembra quasi metallica e non trattiene affatto le impronte. Assemblaggio e qualità costruttiva sono di altissimo livello. Esteticamente il design non sorprende ed è abbastanza anonimo, ma la qualità dei materiali è veramente ottima. Lo smartphone è bello da impugnare, robusto e non eccessivamente scivoloso. L'ho sempre usato senza cover e non ha riportato nemmeno il minimo graffio. Fortunatamente non è uno smartphone troppo grosso o pesante. Misura 158.9 x 73.9 x 8 mm per un peso di 185 grammi. L'uso con una mano non è semplicissimo, ma nemmeno impossibile. I bordi del display sono piatti e gli angoli dello smartphone sono leggermente stondati per favorirne l'utilizzo. Le cornici del display sono abbastanza spesse e non simmetriche. Il mento inferiore è veramente esagerato e brutto da vedere. Frontalmente il display è classico, sul retro invece troviamo solo il bump metallico per le fotocamere, non troppo sporgente ma piuttosto piccolo se paragonato agli smartphone moderni. Questa scelta rende il design del Nokia X30 un po' vecchiotto. Presente certificazione IP67 per acqua e polvere. Lo smartphone può resistere in acqua fino a un metro per 30 minuti. E passiamo quindi al display. Il Nokia X30 ha uno schermo AMOLED da 6.67 pollici con risoluzione Full HD Plus 2400x1080 pixel in 20 noni e protetto da un Gorilla Glass Victus. Complessivamente abbiamo a che fare con un buon pannello, abbastanza luminoso e con un ampio angolo di visuale, dotato di un refresh rate massimo di 90 Hz che rende tutto abbastanza fluido. Dalle impostazioni possiamo scegliere se mantenere il display a 60 Hz o se settarlo su adattivo, in modo che sia lo smartphone a scegliere quando andare a 60 e quando a 90 Hz. Non è possibile settarlo a 90 Hz fissi. Sempre dalle impostazioni possiamo regolare la temperatura colore solo attraverso il bilanciamento del bianco, perfetta la regolazione automatica della luminosità e la visibilità alla luce diretta del sole, anche se arriva al massimo a 700 nits. Manca il supporto per contenuti in HDR. Segnalo che la fotocamera anteriore, posizionata in alto al centro dello schermo, ha al suo interno un anello riflettente che attira l'attenzione sia a schermo acceso che spento. Sinceramente non mi convince a fondo. E dopo design, materiali e display arriviamo all'hardware. Nonostante il prezzo elevato, l'hardware è da base di gamma. Il processore è lo Snapdragon 695, un chip Qualcomm di fascia media con supporto al 5G, prodotto con un processo a 6 nanometri. La GPU è una Adreno 619. Lato memorie abbiamo la versione da 6 128 GB e quella da 8 256, UFS 2.2 o 3.0 non espandibili. Non c'è micro SD, non c'è jack audio. Presenti invece NFC, supporto alla rete 5G, Wi-Fi dual band, Bluetooth 5.1 e radio FM. Presente anche supporto dual SIM con eSIM. Feedback della vibrazione è veramente ottimo, secco e preciso come piace a me. Lettore di impronte digitali sotto lo schermo abbastanza veloce e preciso. Sensore di luminosità preciso e ben tarato. E arriviamo dunque al software e agli aggiornamenti. Il sistema operativo è Android 12 con Android One. L'interfaccia non è personalizzata in alcun modo, è quella stock di Google come quella dei Pixel. Anche grazie a questo in generale l'interfaccia è abbastanza veloce, fluida e scattante. Non c'è molto da aggiungere sulle funzionalità offerte, visto che sono quelle di Google di base. Non troviamo app o programmi bloatware preinstallati a parte Netflix, Spotify, LinkedIn ed ExpressVPN. Per quanto riguarda gli aggiornamenti, Nokia garantisce 3 anni di update sia per quanto riguarda le versioni di Android che per quanto riguarda le patch di sicurezza. E dopo hardware e software, ovviamente arriviamo alle prestazioni e al gaming. Complessivamente lo smartphone non gira affatto male, anche grazie al software estremamente leggero. Nei miei test il telefono si è dimostrato sufficientemente fluido e reattivo in qualsiasi contesto
contesto d'uso, senza grosse incertezze o cali di prestazioni evidenti. Anche la temperatura non è mai stata particolarmente elevata. Da segnalare però che nel passaggio rapido da un'applicazione all'altra si può notare qualche incertezza o rallentamento nelle animazioni, segno che il processore e la RAM fanno fatica a gestire task più pesanti. Passando al gaming, lo smartphone riesce a gestire tutti i titoli, anche quelli più recenti e pesanti. Chiaramente in certi casi è necessario scendere a compromessi con la grafica, ma non ho mai notato lag o particolari problemi. In titoli come Real Racing il tempo di caricamento all'avvio è nettamente più lungo rispetto ad altri dispositivi concorrenti. Complessivamente comunque devo segnalare che le prestazioni con app e giochi sono leggermente inferiori a smartphone che troviamo nella stessa fascia prezzo o addirittura a meno. E arriviamo quindi alle fotocamere. Il comparto camera è composto da un sensore principale stabilizzato otticamente Samsung GN5 a 50 megapixel 1.156 pollici, per la cronaca è lo stesso sensore che abbiamo su Galaxy S22, solo che qui ha un obiettivo diverso con apertura f1.9 al posto dell'f1.8 del Galaxy. Abbiamo poi una camera ultra wide di 13 megapixel con sensore OmniVision, formato ottico 1 su 3.06 pollici e angolo di visione da 123 gradi f2.4 con messa a fuoco fissa. Frontalmente abbiamo un sensore OmniVision da 16 megapixel 1 su 3.06 pollici. Assenti il teleobiettivo, il sensore di profondità e la fotocamera macro. Dunque, come scatta le foto questo Nokia X30? Il sensore principale da 50 megapixel regala scatti nitidi e puliti in condizioni di buona luce. Non avremo problemi in esterna o in ambienti illuminati. Anche la gamma cromatica non è male, con colori naturali e credibili. Da rivedere ogni tanto il bilanciamento del bianco, non sempre perfetto. La situazione cambia leggermente di notte o con interni bui, dove il rumore inizia a farsi evidente. Ma è proprio in queste situazioni che ci viene incontro la modalità notturna, che grazie ad un algoritmo ben calibrato riesce a tirar fuori scatti di tutto rispetto, eliminando quasi completamente il rumore. Peccato solo che gli scatti con modalità notturna attiva richiedano parecchi secondi di elaborazione per essere portati a termine. Sempre parlando della lente principale, segnalo che possiamo sopperire alla mancanza di un obiettivo zoom scattando con il sensore da 50 megapixel e facendo poi un crop dell'immagine. In questo caso però le immagini risulteranno abbastanza sgranate. La lente ultra grandangolare si comporta similmente alla principale, nonostante dei colori più saturi, ma con un dettaglio di tutto rispetto in buone condizioni di luce. In questo caso però la qualità scende parecchio di notte e con poca luce, con il rumore che diventa molto evidente. Buona anche la fotocamera frontale da 16 megapixel, più che sufficiente per videochiamate o selfie. Passando ai video, lo smartphone registra a un massimo di 1080 a 60 fps, niente 4K. Nel complesso i video sono di buona qualità, con un'ottima quantità di dettaglio, buona nitidezza e riproduzione dei colori. Segnalo però che la gamma dinamica non è molto ampia, con nessun sensore. Sono presenti due modalità di stabilizzazione per i video: la prima esegue un crop dell'immagine sul sensore principale, mentre la seconda sfrutta il sensore ultra grandangolare. In entrambi i casi i video risultano veramente ben stabilizzati e con poco movimento. E arriviamo dunque al comparto audio e ricezione, parlando di un telefono. La ricezione è ottima, la qualità delle chiamate alta, sia in viva voce che in capsula. Il dialer è quello stock di Google, che non permette di registrare le chiamate, ma segnala i numeri spam. Da rivedere invece l'audio, che è solo mono, con alti e medi che sono ok, ma bassi quasi assenti. In questa fascia i concorrenti offrono tutti un audio stereo e di qualità leggermente migliore. Da segnalare comunque che, per fortuna, il volume generale è abbastanza alto. Arriviamo così alla batteria. Abbiamo una batteria da 4200 mAh con ricarica solo cablata a 33 watt. In 30 minuti si arriva al 70%, il 100% si carica in un'ora. Ora, premesso che l'autonomia di uno smartphone dipende tantissimo dal tipo di utilizzo che ne facciamo, nei miei test ho notato che in una giornata molto pesante si raggiungono tranquillamente le 4 ore di display acceso. Mediamente si fanno comunque tra le 4 e le 5 ore di schermo acceso e con uso poco intenso si arriva anche a 6 ore di schermo acceso. Insomma, non è un battery phone, ma ci porta sempre a sera senza problemi e in qualche caso anche al giorno successivo. E arriviamo così al prezzo, che è il vero e unico punto dolente di questo smartphone. Al lancio costava 500 o 540 euro in base al taglio di memoria. Fortunatamente adesso il prezzo è sceso e si trova attorno ai 400 euro. Chiaramente vi lascio qua sotto il link se voleste comprarlo in offerta. E dopo il prezzo arriviamo ovviamente alle conclusioni. Cosa ne penso di questo Nokia X30? Sinceramente penso che abbia senso acquistare questo smartphone, ma ad un altro prezzo. 500 euro era
erano decisamente troppi. 400 euro sono ancora troppi, il suo prezzo secondo me è attorno ai 300 euro. Al momento purtroppo costa troppo per quello che offre. O meglio, la concorrenza offre di meglio ad un prezzo più basso, perché ripeto, a 300-350 euro ci sono telefoni nettamente migliori e che quindi costano meno. Per carità, nel complesso è uno smartphone molto molto valido. È veloce, ha Android stock, sarà aggiornato per parecchi anni, scatta buone foto, ha una buona batteria ed è realizzato veramente molto bene. Il difetto principale, come ho già detto, è il suo prezzo. Tra i 300 e i 400 euro, ad esempio, c'è un Pixel 6a, uno Xiaomi 12 Lite, Samsung A53, Oppo Reno 6 Pro, Honor 70 ed altri ancora. Tutti telefoni che o costano meno o costano lo stesso prezzo ma offrono molto di più. Come ho già detto, se scendesse attorno o sotto ai 300 euro sarebbe molto più interessante. Giusto per fare un confronto diretto, c'è Motorola Edge 30 Neo che offre praticamente le stesse prestazioni e costa 280-290 euro, perché di nuovo questo secondo me è il prezzo di questo Nokia. Ultima domanda finale, lo comprerei? Per me direi proprio di no, o meglio, lo comprerei solo a 280 euro. A questo punto io vi ringrazio per la visione, spero che il video vi sia piaciuto e stato utile. Se ancora non l'avete fatto, lasciate un like di supporto, iscrivetevi al canale per non perdere tutti i prossimi video e tutte le prossime recensioni. Un saluto e alla prossima, ciao da Riccardo.